Buongiorno, cari signori, a tutti buongiorno. Che caldo va, torno la felpa. Allora, signori, dai che ho notizie importanti per voi. Io sono qua, eh? Anzi, mi metto davanti così vedete il mio bel faccione. Buongiorno, buon pomeriggio. Cosa mi fate la domenica, poltrite? Beati voi. Allora, ragazzi, corso di teglia domani. Anzi, teglia di pala. Teglia di pala per un locale in Veneto che vuol fare una roba particolare, quindi andrò di mix particolare, non vi dico che cos'è perché è del mio cliente, vi faccio vedere solo la preparazione, vediamo se indovinate cos'è. Non è che potete avere la pappa pronta e poi quando ci mettiamo a impastare vi parlo del nuovo corso Skype per privati, che a mio parere è una cosa che comunque vi può tornare molto utile. Allora facciamo 500 di questa. Tanto vi faccio vedere anche i sacchi, quindi se qualcuno è sgamato lo becca. Lo sapete che a me dà fastidio parlare di ricette. Quindi, cos'è questa qua? Vi do un indizio. Cos'è questa qua? Aguzzate la vista, malandrini, amici grigliapizze. Ultima farina, questo mix di tre farine mi piace molto, in bocca è veramente una poesia. E poi cosa mettiamo? Cosa sarà mai? Pensate, poi vi dico anche che non vi dico il mix, cioè, ma sono veramente troppo bravo. Troppo bravo! E dai, guarda, che non voglio prendere la forbice! Voilà, adesso ci pesiamo l'acqua, datemi ancora un attimo e poi partiamo con le notizie che vi interessano. Brutti malandrini che non siete altro, che volete tutti fare la pizza, la super pizza, la super teglia, da qui, la giù e ovviamente passando dal Giova. Bella faccia, brutti malandrini, che non siete altro. Chi è che c'è? Ciao Luciano, bravissimo Giova, sei un vero maestro, ma niente maestro, lascia stare, vi ti ringrazio. Ciao Filiberto, ciao Diego, ciao Ramassotto, ciao Enrico, 32, mostratevi, che adesso impastiamo. Prendiamo il lievito, vuoi fare il lievito? Voilà. Eccomi. Si è sganciato il tappo. Bisogna mettere un altro giro di colla. 800 grammi di acqua, ragazzi, stiamo sempre su sta percentuale per l'alta idratazione, teglia, palle, via dicendo. Ovviamente non è una regola divina, come vi dico sempre, quindi lievito qua. Vediamo se qua c'è già il quantitativo giusto.
andiamo a sbriciolare. Questo lo buttiamo, che non mi piace più la faccia che ha. Qua ci prendiamo il sale. Teglia, romano, Napoli, stiamo attorno più o meno ai 20 grammi, 25. Ragazzi, alla fine il quantitativo di sale è sempre quello, eh? Cioè, non state tanto a sentire anche a quelli che vi dicono che cambiano in barella, alla fine la sensazione di sapidità è sempre la stessa. Ok, andiamo a impastare, venite qua. Domenico, sto facendo esattamente il tuo impasto, vedi? Domani poi lo rifacciamo assieme. Ecco, quindi se lo sapete, ciao Vincenzo, l'impasto è per Domenico e per l'attività che vuole aprire. Poi vi daremo maggiori delucidazioni. Vediamo, accendiamo, facciamo partire. Auricolari. Allora, allora signori, eccoci qua con gli auricolari, quindi mi sentite meglio. Andiamo a idratare, andiamo a fare il nostro impastino. Ok, allora vediamo chi c'è, che vi do un salutino. Domenico, Vincenzo, Luciano. Allora ragazzi, condividete per piacere, che sono cose importanti. Domenico, ti ho preparato anche degli ingredienti particolari. Alla fine viene anche tuo figlio, dammi conferma. Spero di sì, perché se aprite l'attività insieme è importante che guardiate tutti e due. Attrezzi ti banno. Quindi per tutti i curiosoni, questo è l'impasto di Domenico e la sua attività. Dammi conferma, Domenico, poi ti ho preso un po' di crudo, un po' di burrata, un po' di bufala. Facciamo un po' di abbinamenti. Dammi conferma che poi parto a chiacchierare. Molto bene, perfetto. Allora ci vediamo domani 9:15. Ciao Candido, grazie. Ciao Giacomo, grazie. Ciao Claudia. Allora ragazzi, condividete qua, si parla di cose importanti. Cosa volevo dirvi? Nuovo corso per i privati. È un corso che ho già stabilito per i professionisti, ma voglio farlo anche per i privati. Perché? Per due essenziali motivi. Uno, perché ormai i privati non hanno differenza, alcuni privati non hanno differenze di competenze rispetto ai professionisti. È inutile che i professionisti se la tirano dicendo che loro, che su, che qua, che lì, sono tutte cazzate. Ci sono alcuni privati che hanno competenze di base, che sono superiori a molti professionisti, hanno voglia di imparare, voglia di fare, superiori a quelle di alcuni professionisti. Ovviamente cosa è diverso? Sono diverse tutte le competenze sul processo, inteso come calibrazione delle quantità, dei tempi e della velocità di esecuzione in un processo lavorativo. Questo è ovvio. Quando dovete passare da fare la pizzetta a casa vostra, farne 3 per i vostri amici quando volete, a farne 50 per i vostri clienti e far quadrare i conti, sono competenze di altro tipo, ma non sono competenze riferite a come si fa l'impasto, come si cuoce, come si fa, come si dà, sono di altro tipo. Quindi, primo, perché adesso ci sono intere sezioni di amatori che hanno 2 palle quadrate così e hanno voglia di imparare concetti e competenze tanto quanto i professionisti. Seconda cosa, che deriva dalla prima, tra l'altro, queste persone in genere sono tutte i miei follower, siete tutti voi, cioè i privati. Ovviamente io ho una marea di professionisti, lavoro diciamo metà e metà professionisti privati, un po' più professionisti che privati adesso. Ma tutti quelli di cui parlavo che hanno 2 palle così seguono Giova. Dite di no, dite quello che volete, ma è così. E quindi io voglio assolutamente dare questo servizio anche per i privati. Qual è questo servizio? Un sacco di persone, ragazzi, ditemi se mi sbaglio, ma ho ricevuto tantissime richieste su questo, mi dicono: Giova, ma senti, ma mi dai dei consigli, delle dritte, facciamo una chiacchierata, mi spieghi questo, i concetti, la biga, i processi, i diretti, gli indiretti, il perché, il sale, il lievito, eccetera, eccetera. Cioè sono avidi
di un'enorme quantità di competenze che esulano la mera esecuzione, esulano la mera stesura, esulano dal mero introdurre il pomodoro sulla pizza, esulano dalla mera fusione della mozzarella. Cioè sono desideri, volontà di acquisire un sacco di competenze. E quindi mi pare giusto anche per i privati offrire un corso in Skype puramente teorico. Cioè mi si dice, Giova, ovviamente essendo i miei corsi personalizzati non pongo vincoli, mi si dice, Giova, ascolta, io vorrei delle basi di processo per la panificazione. Possiamo, mi puoi spiegare a grandi linee quando si usa un diretto, per che motivo si usa un diretto, che cos'è un indiretto, quali sono le differenze tra una biga e indiretto, perché si fa questa cosa nella teglia e questa cosa nella napoletana, tutte queste cose. Oppure mi si dice, Giova, ascolta, come mi è successo tantissime volte per i professionisti, mi si dice, Giova, ascolta, io faccio bene la teglia, faccio queste cose, eccetera, però mi manca il capire il perché di tutto questo. A questo punto sarebbe inutile rivederci magari, oddio, è sempre utile vederci, però diventa quasi superfluo il rivedere, fare la pizza e la stesura, quando alla fine quello che interessano sono approfondimenti pesanti di parti teoriche. E quindi la sostanza è che d'ora in avanti voi privati avrete la possibilità di prendere il corso puramente teorico, 2 ore assieme di Skype, poi se sforiamo non è un problema, si fa quello che serve per le esigenze che avete, a un corso inferiore al corso normale in Skype, che al momento è 445 euro. Tenete conto che questi prezzi continuano a salire perché non riesco in nessun modo a star dietro alla domanda. E quindi invece per il corso in Skype, le 2 ore teoriche, ci fermiamo a 3,90. Questo è un corso utilissimo per tutti quelli che vogliono approfondire minuziosamente le proprie competenze senza dover pensare a come spostarsi, quando venire, come venire. Ovviamente se, come già sapete, io sono completamente pieno praticamente fino a giugno, anzi, in questi giorni sto riempendo anche giugno. Da adesso a giugno, ragazzi, avrò, non so, 5 buchi. Ovviamente invece per le consulenze teoriche lo spazio si può trovare più facilmente, e chi ha fatto cose di questo tipo, chi ha lavorato con me, chi ha collaborato con me, può confermare come l'assistenza anche solo su quella parte può risultare fondamentale ai fini dell'apprendere quello che si vuol fare. Ok ragazzi, quindi se andate da d'ora in avanti, se andate nella sezione servizi, se chiedete informazioni sui miei corsi tramite il link della solita form, è quella che dovete compilare, poi appena finisco la diretta ve la metto per Facebook nel link, ve la metto in link nel titolo del post, invece per chi mi sta seguendo da YouTube, dove ho caricato la differita del video, la trovate sempre nella descrizione del video. Troverete questa nuova opportunità, questo nuovo corso che a mio parere non dovete assolutamente farvi sfuggire. È una cosa importante, avanzata, che può tornare anche estremamente utile a chi ha già fatto un corso pratico, ma ha voglia di approfondire qualche aspetto che non gli torna. Perché ragazzi, chi di voi è una persona seria sa che non è assolutamente strano venire da me 2, 3, 4 volte. È capitato a tanti, tanti lo fanno, tantissimi, quasi tutti tornano 2 volte ad esempio. E quindi figuratevi quanto può essere importante ripianificare una rinfrescata, un approfondimento, una soluzione di alcuni problemi senza dover rivenire, e risparmiando anche a questo punto più di 50 euro, che ragazzi
se intesi per la formazione personale non sono niente, però comunque i soldi vanno rispettati e quindi non è male. Ok? Domande? Di ogni tipo, partite di ogni tipo. Ciao Ralph, spero tutto bene. Ciao Lorenzo, ciao Luca. Quindi questo è quanto. Approfittatene, anche chi ha già fatto corsi, prenda l'occasione al volo per darsi un'altra bella rinfrescata assieme al Giova delle cose che non gli tornano. Io con i professionisti ho già fatto tantissimi corsi di questo tipo e funzionano veramente bene. E col fatto che, ripeto, ci sono privati che ormai hanno competenze, voglia di imparare come professionisti, se non di più. Mi sembrava doveroso. Ciao Mario, Sabrina Bri. Salve Giovanni, conosci la farina rusticana del mulino Sartori? No. Ciao Giova, avevo una domanda. C'è una correlazione tra datazione e peso del panetto e una pizza napoletana? Giovanni, tenete conto che ogni volta che voi aumentate il peso a parità di rapporto di forma e ogni volta che aumentate l'idratazione, dovete ricalibrare la cottura. Quindi in generale aumentare l'idratazione vi porta ad aumentare un po' il peso del panetto, perché sennò non è gestibile. E questo vi porta a un feedback positivo di rotture di palle per la napoletana, perché dovete cambiare le cotture, abbassare le temperature, allungare i tempi. Quindi molta attenzione. Ciao Francesco Santini. Francesco ha appena fatto da me 2 giorni. Come va Francesco? Che mi dici? Tutto ok? Il consiglio è sempre lo stesso. La pizza napoletana è un prodotto che è caratterizzato soprattutto dalla cottura, cioè noi abbiamo vincoli molto rigidi per la cottura, 60-90 secondi a temperature superiori ai 450 gradi in genere. Quando avete un vincolo così stringente sulle temperature, sui tempi di cottura, voi avete per forza di cose anche le altre variabili legate, cioè nessuno viene a picchiarvi a casa se un pane lo cuocete 10 minuti in meno, 10 minuti in più. Ma la napoletana non potete cuocerla in 2 minuti e mezzo o in 26 secondi. Ok? Quindi quando avete un vincolo così stringente sulle temperature, per forza di cose non potete fare quel diavolo che volete col resto. Non potete idratare al 99. Non potete fare il panetto da 450 grammi. Perché sennò in quei tempi non cuocete. Semplice, però pochi lo fanno. Nelle farine di mulino marino non c'è assolutamente nulla. Ecco perché mi piace usare le farine mulino marino. Perché sono difficilissime. Questo è sia un pregio sia un difetto. Sono difficili. Sono buonissime, saporitissime, profumatissime, meravigliose. Ma ovviamente non avendo dentro niente sono difficili. Quindi se viene bene la pizza con quelle, vuol dire che siete voi, non è la farina che vi aiuta. Cioè, raga, fuori dai denti, se usate la Caputo Nuvola Super, attenzione che non è mica detto che se la pizza viene bene il merito è tutto vostro. Buonasera. Ho un'impastatrice spezzapasta, quanto incide su un impasto? Aiuta tanto la barra. Ciao, la ricalibrazione rapporto idratazione e peso del panetto va fatta anche per la teglia romana. E beh, certo Davide, la panificazione è tutto uguale. Cuocere un prodotto da forno vuol dire asciugarlo. E quindi questo vale per tutti i prodotti da forno. Ciao Jonathan caro. Ottima davvero questa opzione puramente teorica. Anzi, dovrebbe essere il primo passo e solo dopo procedere alla parte pratica. Bravo, bravo, bravo. Sì, ti ringrazio. Vedete, uno può anche fare la parte pratica, perché lo sapete anche tu, Jonathan, che sei stato da me, lo sai. Si fa tantissima teoria durante il corso assieme, oltre alla pratica.
e quindi si trattano tante cose, quindi uno nel primo corso può farlo tranquillamente classico se vuole, però sicuramente dopo può essere veramente utile darsi una sistemata in testa per qualche dubbio che inevitabilmente viene. Ciao Rogerio, come andiamo? Come va Fuerteventura? Filiberto Erario, Giova, conosci Farina Futura? Sì, l'ho sentita nominare, non l'ho mai usata. Cos'è? Usi il Facebook di Roberto, Rogerio? Ok ragazzi, abbiamo dato tutta l'acqua. L'80% e andiamo a finirlo. Bellino, eh? Dite la verità, ma che bello. Visto che si parla di farine, qui in Svizzera si usa molto la spelta. Può essere simile al Lenkir secondo te? Spelta è un tipo di farro, Lenkir è un tipo di farro. Sì, certo che sono simili. Salutamelo tanto, Roberto. Sì, sono assolutamente simili, certo, ma non perfettamente. Lo spelta è il farro spelta. Monococco di cocco e spelta. No, Giovanni, consiglio di fare le cose come si deve. Si tende aumentando l'idratazione per la tonda, tenti ad aumentare il peso del panetto, ma non è detto che vada sempre bene. Depends. Di sicuro lo so che tendi ad aumentare, aumenti l'idratazione, aumenti il peso del panetto, poi ti trovi a cuocere un panetto da 2 kg idratato di più e secondo te cosa ti succede in cottura? Che so cazzi, che non riesci a cuocere. Quindi ragazzi, attenzione con sta storia dell'idratazione. Fate attenzione, non fatevi prendere la mano, perché, ripeto, cuocere vuol dire asciugare. Dovete usare l'idratazione solo fino al punto che vi serve per dare le caratteristiche al vostro prodotto e non di più, senza sboronare sull'idratazione, perché sennò poi avete robe che non riuscite a cuocere ed è un bordello. Gianluca Ferrara, Giova, ieri sono andato a Bolle Pizzeria, come è andata Gianluca? Spero bene. Se non è andata bene dimmelo che li sgridiamo. Spesso bene, però stanno andando veramente a manetta. Se continuano di questo passo addirittura migliorano ulteriormente, spaccano come delle iene. Veramente sono soddisfattissimo del lavoro che fanno, perché è tanta roba ragazzi, veramente tanta roba. Venite qua, pasto finito, eccovi qui. Bello, oddio che seta. Classica struttura del Lenkir. Lenkir è una farina con tantissime proteine, ma poco glutine. Quindi cosa succede? Che gli impasti sono solidi, ma appiccicosi al tempo stesso. È una roba stranissima. Ah ragazzi, ve lo ripeto per l'ennesima volta, vediamo se si vede il mio faccione. Sta roba qua non serve a un cazzo. È bello da far vedere, da divertirsi, da mostrarvi com'è la struttura del glutine, ma non è che noi in laboratorio ci mettiamo a stendere i lenzuoli su tutta la superficie del laboratorio. Ecco, no, diffidate da chi vi dice che bisogna fare queste robe qui e far asciugare e fare disfare, se vedete non ha mai lavorato, eh. Cioè si vede che più che divertirsi e non avere e aver tempo per idiozie non ha, eh? Cioè, perché se no .
spettacolo però. Seta, seta. Allora, cosa avete scritto? Grazie Giova, sto imparando parecchio da te, sei mitico. Bene Luciano, sono contento. Impara e vieni a fare anche un corsettino. Fidati. Giovanni Lucaltieri. Sì, sì, la mia è pura curiosità. Momento con 65% di idratazione, trovo benissimo, bravo. Enrico Campagnaro, grande Giova, finalmente sono riuscito a beccare una dieta. Ciao Enrico, come andiamo? Marcin, cosa dura l'enchi dell'impasto secondo te? Guardate che contiene poco glutine. Dà veramente una scioglievolezza mostruosa in bocca. Proprio perché il glutine è scarsissimo. Dà una scioglievolezza che è tutta sua. Una roba strana. Ciao Michele, Gianluca. Bene, sono contento che è andata bene Gianluca. Ciao Michele Pucito. Ciao, buongiorno, ti segue sempre, i tuoi impasti sono il top. Ti volevo chiedere, conosci per caso la farina del Molino Moras? No. C'è una viola. Seguirti uno spettacolo. Grazie Laura, gentilissima. Ciao Luca Marelli. Sì, certo. Spero che stiate bene. Salutone a tutti, a Chiara e ai bimbi. Allora, figliuoli, niente. Tutto bene? Va, perfetto Enrico, tutto bene. Molto bene. Allora, prendiamo il nostro recipiente. Dove sono i recipienti? Cacca, sono andati. Passi, scombazzi. Ah, eccolo qua. Pasquale, riesce a fare un corso fuori sede? Allora, per l'ennesima volta. Pasquale, io faccio consulenze in tutto il mondo. Faccio consulenze personalizzate. Vado da chi mi vuole. In maniera personalizzata. Non faccio i grupponi, i torpedoni e i grupponi. Quelli li lascio fare agli altri, ok? Io faccio cose personalizzate. Quindi, certo che faccio corsi fuori sede. Metà dell'anno sto fuori dall'Italia, quasi ancora un po'. Quindi, chi mi vuole, vado da lui. Chi vuol venire qua, viene qua. Semplice. Sempre in maniera personalizzata. La burrata assorbe tantissimo, Marcin, perché è una tipo 2, tanta crusca, queste... Ciao Simone, certo, ti aspetto. Queste tipo 2, macinate a pietra, assorbono come bestie. Però ragazzi, anzi adesso metto via l'impasto, ci sediamo un attimo e voglio dire una cosa. Oh, guardate che struttura strana, che crema appiccicosa, che fa lenti. Guardate, strano, eh? Ma vedrete che col freddo sistemiamo tutto. Ok, allora. Diamo.
e se ne riparla domani al corso. Perfetto, allora ragazzuoli, venite con Mico. Oi! Cocorico! Cocorico! Ragazzi, super sponsorizzato! Cocorico! Tra l'altro l'anno prossimo mi sa che ci sono novità. Non voglio dire niente, se no il proprietario si mi ammazza, ma forse si apre anche da qualche altra parte, chi lo sa? Allora, venite qua, volevo dirvi due cosine. Tiriamo giù sto cavalletto. Uno, due, tre. Ok. Ciao Alessandro, come andiamo? Ciotola per puntato o per appretto? Grande Lorenzo, grandissimo! Ecco, parlavamo di corsisti che vengono più volte. Lorenzo è venuto da me 4 volte. Lorenzo, per favore, scrivi se ne valsa la pena o no. Ti prego, scrivi se valsa la pena o no venire qua 4 volte. E adesso Lorenzo è venuto a fare 2 volte il corso di napoletana e adesso Lorenzo fa delle pizze che veramente alcuni pro si sognano. Allora, volevo dirvi una cosa. Allora. Molino Bongiovanni, sì, le conosco. Allora, niente, volevo dirvi questa cosa per concludere. Porca vacca. Allora, attenzione con l'assorbimento dell'acqua. L'assorbimento dell'acqua da parte di una fogna dipende da tante cose, dipende da come sono fatti gli amidi, dipende dal contenuto proteico in generale e dipende dalle crusche. Quindi, attenzione, non è mica detto che se una farina ciuccia tanto poi vi crea chissà che maglia glutinica e vi crea chissà che strutture. Non è detto. Non è detto assolutamente. Ad esempio il caso della burratto. Vedi, Lorenzo, assolutamente direi, 4 volte inutile l'ore. Tra l'altro, ragazzi, veramente, a me piace fare questo lavoro perché le persone che vengono qua sono tutte persone meravigliose, con cui io passo giornate meravigliose. Con Lorenzo sono stato benissimo, sempre, e con tutti i corsisti che passano di qua la stessa cosa. Perché siete filtrati, perché da me gli scappati di casa non vengono. Ciao Federico, capito? Quindi, grande Lore, buona focaccia. Dicevo, mannaia la miseria. Quindi attenzione alla storia della sorbina. Tipo la burratto, una tipo 2 mulino marino. Tanta crusca, tanta crusta ben distribuita e macinata assieme. Infatti non vedete i crusconi singoli, ma la vedete uniformemente ambrata, rosata. Assorbe tanta acqua. E assorbe tanta acqua, però non vi consente di fare strutture pazzesche. Il V è abbastanza basso, cioè è un V medio, fa 2,70 di V, però serve tanta acqua, però l'impasto è duro. E quindi attenzione, vi ho portato l'esempio dell'Enkir. L'Enkir siamo non nel frumento, non nel grano tenero, ma nel farro, ha tantissime proteine, ciuccia un sacco di acqua, ma glutine fa schifo, quindi avete l'impasto duro ma appiccicoso. Enkir integrale, peggio ancora. Quindi attenzione, sono tutte cose molto particolari e diverse che dovete tenere in considerazione. Vedete, caso classico, un integrale di delle belle integralone, no? Tipo Viva, farina Viva, meravigliosa, comprate le farine dei ragazzi di Viva che fanno farine eccezionali, ma anche la integrale completa marino. Sono farine che assorbono una caterva di acqua, quindi che cosa il panificatore moderno, no? Che pensa di avercelo lungo solo se idrata al 9000%, che cosa fa? Cazzo, impasta l'integrale in purezza, magari per fare un pane o anche per fare una pizza, anche se ovviamente le caratteristiche poi di una pizza 100% integrale sono quelle che sono. Impasta, gli assorbe tantissimo l'acqua, 65-70%, c'è una pietra che può rotolare giù dalle scarpate e allora continua a buttare dentro acqua. Che cosa succede? Che continua a buttare dentro acqua, l'impasto è idratatissimo, però di glutine se ne crea poco, voi avete un pastone che non sviluppa e non riuscite ad asciugare. Quindi attenzione alla mania di buttare dentro acqua come se foste sulle cascate del Niagara. Ok? Ok, Niagara Falls.
Va bene ragazzi, quindi domande, quant'è che siamo in diretta? Abbiamo fatto in un attimo l'impastino, non ci siamo neanche accorti. Have you got any questions left? Ok ragazzuoli, bene, quindi compilate la form che adesso vi metto nella descrizione. Giove, è importante che il recipiente sia rettangolare, lo sviluppo sia in puntata che in appretto, sia anche in verticale sulla ciotola, che è trascurabile, vanno bene anche le classiche ciotole tonde. Enrico, guarda, in genere più l'impasto è idratato, in genere più deve puntare, più deve spingere, più è asciutto e meno si può, e si, poi dipende, lo sapete, generalizzare così è da bestia, quindi mi auto do della bestia. Bisognerebbe discuterne un po', però generalmente lo sai, teglia, vogliamo che spinga molto di più, napoletana, arriviamo al processo classico che non spinge neanche. La napoletana classica, in teoria ragazzi, è uno dei pochi prodotti a panificazione con una lievitazione, napoletana classica ne ha una sola. La Enkin in che percentuale consiglio di utilizzare? Dipende cosa vuoi fare Giovanni, lo sapete che mi mandano i matti queste domande assolute, dipende, vuoi fare i biscotti, lo usi al 100%. E vuoi fare una napoletana di più? Te non lo so, dipende. Perché quando staglio la teglia romana mi fa i bolloni, manualità o processo? Dovrei vedere, non capisco cosa vuoi dire. Ragazzi, a questo proposito, fate i corsi, soprattutto la teoria, e vi togliete i dubbi. Ascoltate chi li ha fatti, li ha rifatti, li ha controfatti. Ormai siamo a quasi 300 recensioni sulla pagina. Fuori da qualsiasi altra persona, consulenze, cose e via dicendo. Nessuno può. Grande Gianluca, grandissimo. Bene figliuoli, niente, dai, lasciamoci alle nostre vicendevoli attività domenicali. Vi saluto, vi auguro buon tutto. Vi assolvo, ciao Rosario, ci vediamo il 27. Vi assolvo da tutti i vostri peccati panificatori nel nome del Padre, del Figlio e di Giova Pizza. E mi piace dire sta cosa così i miei hater si incazzano, ah quello lì che buffone, che presuntuoso, manco a capire quando li si piglia in giro. Quindi sfruttate queste nuove possibilità dei corsi eccetera, sono contento di avere gente, domande di questo tipo, si sta veramente bene assieme. Vi saluto, iniziate a godervi buone feste, magari piantate dentro anche qualche pizzetta tra una lasagna, un raviolo e un pesciolino e un panettone. E vi abbraccio. E non grigliate le pizze. Ciao ragazzi, un bacione. Buona domenica.